Buongiorno a tutti. Stiamo assistendo a un'incredibile propaganda che non dice la verità sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e che porterà inevitabilmente a tre conseguenze: un aumento esponenziale dei ticket e di tutte le tasse regionali, l'impossibilità da parte dei cittadini di accedere a tutti i servizi, visite, esami, ricoveri, e tre, inevitabilmente, tantissimi soldi alla sanità privata. E adesso vi spiego perché. Per il 2016 stanno finanziando il Servizio Sanitario Nazionale a 111 miliardi. Ebbene, esattamente un anno fa, proprio Renzi e il ministro Lorenzin dicevano nel patto della salute che lo avrebbero finanziato a 115 miliardi, quindi 4 in più di quelli che invece stanno dando veramente. Nel documento di economia e finanza presentato in primavera dal governo era diminuito di 2 miliardi e adesso è diminuito di altri 2 miliardi, quindi se la matematica non è un'opinione, 115 meno 111 fa 4 miliardi in meno. A questo poi dobbiamo aggiungere una serie di guazzabugli contabili che noi abbiamo riscontrato su una serie di gestioni, a partire da quella che sta portando avanti l'Agenzia Italiana del Farmaco per calcolare l'ammontare che le aziende farmaceutiche devono restituire allo Stato quando viene superato il tetto della farmaceutica ospedaliera. E rimane ancora completamente aperta la partita dei tagli che hanno fatto quest'estate di 2 miliardi sul finanziamento del 2015, con tutta una serie di norme che noi stiamo verificando se sono state attuate o meno, perché se non sono state attuate significherà che le pagheremo tutti noi cittadini. Quindi questo atteggiamento è chiarissimo: il premier Renzi sta cercando in tutti i modi di portare i cittadini privati o a non curarsi oppure a ricorrere necessariamente alla sanità privata.